vittoria perentoria di un'Italia che batte la Lettonia, la batte per la seconda volta consecutiva nel giro di pochi giorni, si prende il terzo posto nel girone e rispetto alla partita di andata dimostra anche di aver fatto uno scatto mentale, perché sono stati 60 minuti interpretati davvero alla perfezione. Mi fa piacere questa sottolineatura. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo a Dobele in Lettonia. Avevamo chiesto ai ragazzi di rimanere con l'intensità mentale anche nel secondo tempo in questa partita, e le ragazze, che dire, hanno risposto benissimo, avevano voglia di giocare, avevano voglia di divertirsi. Questo avevamo chiesto dal primo giorno di stage, quindi c'era proprio bisogno di questa dimostrazione davanti al nostro pubblico. 120 minuti ai quali arrivavamo sicuramente con qualche incognita, perché le assenze importanti che questa nazionale aveva dovuto affrontare rappresentavano un'incognita anche in virtù delle tante novità inserite in organico. Adesso però hai delle certezze in più come direttore tecnico e hai la possibilità di variare anche di più l'organico. Tante giovani che non solo sono state visionate nei raduni, adesso hanno anche giocato, hanno anche segnato e, come dicevi tu, si sono anche divertite con la maglia azzurra. È stata un'esperienza grande per loro e anche per noi. Io ho sempre sostenuto che l'Italia non ha un parco di giocatrici così ristretto come qualche volta sembra. Ci sono tante giocatrici che hanno una buona mentalità, che stanno crescendo nel loro club, e abbiamo avuto il piacere di avere una nazionale vera e propria, anche contando qualche assenza importante. Questo non fa un po' che far bene al nostro movimento. Sappiamo che la situazione legata alla possibile qualificazione da migliore terza è veramente complicata. Intanto la Francia, che gioca davvero un altro sport, oggi ha battuto ancora in maniera larghissima la Slovenia, 41-22 se non vado errato il risultato finale della partita giocata in Francia. Slovenia che è venuta qui e comunque ci ha rifilato un passivo abbastanza pesante, quindi è ancora comunque una squadra con la quale abbiamo un margine difficile da colmare. Però gli scenari legati alla qualificazione da possibile migliore terza rimangono aperti. Noi accogliamo un sogno, questo è un sogno che è giusto che le ragazze, noi come staff, noi come federazione possiamo cullare. Noi abbiamo fatto quello che volevamo fare, prenderci il terzo posto. Ci confrontiamo con le campionesse olimpiche, campionesse del mondo, ed è un confronto che può solo arricchirci. Anche abbiamo preso una bella lezione quando abbiamo giocato a Vilnev Dask. Con la Slovenia secondo me potevamo stare un po' più vicini nel punteggio, ma è tutta una questione di quanto tempo abbiamo per lavorare insieme, per far fare esperienze a queste ragazze. Queste ragazze nella seconda partita, come hai tu, hanno fatto un piccolo step, e vuol dire che qualcosa serve stare insieme, qualcosa vuol dire serve fare esperienza. L'esperienza è fondamentale e noi le abbiamo arricchite, noi siamo arricchiti come staff dalla conoscenza e dall'umanità di queste ragazze. Seconda vittoria consecutiva e interpretazione perfetta, perché avevate vinto largamente anche in Lettonia, ma sbagliando anche qualcosina in più. Oggi si giocava in casa, ci tenevate, non so se io lo avevo detto a Beppe Tedesco prima della partita, non so se ve l'aveva detto, ma questo divario è il miglior divario di sempre dell'Italia femminile nelle qualificazioni europee. E innanzitutto ciao a tutti. Sì, Beppe ce l'ha detto all'inizio in spogliatoio che c'era questo divario, ovviamente siamo contente, dobbiamo migliorare tante cose perché ancora tuttora ci sono tanti sbagli anche davanti al portiere, però rispetto all'andata è andata molto meglio, anche il secondo tempo siamo entrate con più sicurezza, anche più voglia di fare bene, ecco. L'impressione è che vi siate divertite a stare in campo, e quando ci si diverte, soprattutto con la maglia azzurra, credo sia una bella sensazione. Sì, quello sicuramente, ovviamente giochiamo per questa maglia, dobbiamo dare sempre il tutto, e penso e spero che anche il pubblico sia divertito a vederci giocare. Francia fuori portata nella partita che giocheremo il 3 aprile, Slovenia invece il 7 aprile, perché siamo ancora in corsa come una delle possibili migliori terze. Slovenia è comunque una bella squadra e all'andata abbiamo fatto anche tanti errori, quindi dobbiamo evitare questi errori di davanti alla porta o comunque palloni persi e essere più compatte in difesa, ma penso che se diamo il massimo possiamo benissimo farcela.